All'interno della mostra H. Foscari Russie intervistiamo Katia Magulis perché proprio una delle cose più commoventi e anche più toccanti di tutta la mostra è questa installazione che lei ha fatto insieme ai suoi due fratelli, fratello e sorella, e che parla di storie veramente terribili. E le chiediamo a Katia di raccontarci questo processo. Allora, siamo partiti, siamo tre fratelli, tre artisti, abitiamo in tre città diverse. Emish Margolis, mio fratello, che è videoartista, ha fatto l'installazione interattiva Memo, che è una corrispondenza interattiva vera dell'archivio di una bambina in orfanotrofio che scrive alla sua madre incarcerata, siccome all'epoca di Stalin migliaia, se non milioni di nemici di popolo, tra virgolette, le mogli dei nemici di popolo venivano arrestati, i bambini venivano quasi arrestati, mandati ad orfanotrofie, e cercavano un modo di parlare, di insomma essere in comunicazione con i loro genitori. Allora quell'installazione interattiva presente quella corrispondenza tra una bambina che cresce man mano tra le anni e scrive alla sua madre che rimane sempre incarcerata in Gulag. Tutta l'installazione, tutto il progetto nostro si chiama La doppia infanzia perché c'è sempre questo senso di raddoppiamento tra la verità in realtà in cui vivevano questi bambini fin da piccoli, la realtà presentata dalla propaganda ufficiale di cosa si poteva parlare, cosa si poteva dire. La mia parte dell'installazione si chiama Silenzi Bianchi e rappresenta la verità nascosta. E sono incisioni su plexiglass trasparenti che non si vede, non si vedono prima che uno accende la luce e vede l'immagine di Gulag, di bambini, di questa verità nascosta, ma anche oggi non ne fa parte della coscienza, della memoria collettiva attiva, diciamo. Tutti sanno che queste cose erano successe, sono successi, tutti sanno, però purtroppo non è come, diciamo, non è come Auschwitz, solo si chiama su quella scala lì, perché sono 1 milione, 20 milioni morti a Gulag, quindi assolutamente comparabile. E la terza parte è fatta da mia sorella, che fa scenografie, anche lei è artista. Adesso sta arrivando anche un altro suo oggetto. Che lei parla di questo doppiamento anche nella vita quotidiana di bambini, diciamo, normale, di cui i genitori non venivano arrestati, però c'è la propaganda lo presentava come un'infanzia felice, tutto pulito, invece vivendo in condizioni misere dei comunalca, che sono appartamenti comunali in cui 10-5 famiglie vivono nello stesso spazio, nello stesso appartamento, un bagno per tutti. Una famiglia, anzi due a volte, condividevano la stessa stanza, separata dalla tenda, e allora si mangiava, si faceva i compiti in uno spazio di 2, 5, 3 metri quadrati, e così per anni le famiglie crescevano, però non c'erano speranze di avere, diciamo, un appartamento separato, era qualcosa di proprio di lusso negli anni 30. A parte i genitori che vivevano incarcerati nei gulag, i bambini abbandonati nell'orfanotrofio e chiaramente quando anche i genitori riuscivano a uscire dal gulag, i bambini ritornavano in famiglia, ma c'era un doppio dramma che era quello del bambino che era stato educato a considerare anche i genitori nemici della patria e poi. Sì, anche questi, cioè, sono tanti casi, diciamo che sono tanti casi che i genitori non tornavano, cioè, forse il caso era più spesso, però anche quando tornavano, infatti trovavano i figli che rinunciavano a volte, non volevano tornare indietro, o erano già cresciuti, erano già adulti in un certo modo. Poi i genitori stessi, tanti, siccome non venivano arrestati per un motivo, il motivo si trovava dopo, Il motivo era sì, inesistente non era anche molto esistente, spesso. ma anche il pretesto si trovava dopo, si poteva essere arrestato per gelosie, per una cosa, qualsiasi cosa, poteva andare a riferire anche a vedere che questo è un nemico del popolo, venivano arrestati. Anche mia nonna si ricorda che suo padre dopo era un filosofo, Gustav Speth, abbastanza noto, che è stato fucilato in Siberia in 1937, lei aveva 16 anni, infatti l'ha seguito in esilio. Dopo abbiamo scoperto che è stato fucilato recentemente perché avevamo un certificato di morte falso che diceva che era morto del pneumonia nel 1943.
Poi, genitori stessi incarcerati tante volte presentavano la realtà in modo più positivo, erano comunisti convinti, pensavano sì, hanno fatto uno sbaglio, hanno arrestato me, però c'è, cioè, la realtà comunista, vale vivere, dobbiamo viverla, questo è il nostro ideale. C'è un librettino vero, oggetto di un papà, anche lui è mandato a Gulag Norilsk e lavora come ingegnere metallurgo, però incarcerato, e fa una fiaba, una filastrocca per suo figlio di 7 anni, che è rimasta a Mosca, dove racconta come un postino sta portando le sue belle lettere per la sua piccola Lonka, e le illustra anche con le immagini molto belle del nord, di tutte queste cose che vive intorno. Solo che sappiamo benissimo che questo non corrisponde a nessuna realtà, la realtà di Gulag la sappiamo com'è. È un po' una La vita è bella russa. Sì, infatti, non ci ho pensato, è molto, sì, assomiglia tanto. E ci sono altri esempi, quando i genitori tornavano e proprio non volevano far presente ai figli queste cose terribili che hanno vissuto, cioè non avevano proprio voglia di tornare anche con la memoria. Questa memoria è una cosa molto dolorosa ancora. Grazie.